spaventoso, vero? Ed ecco come è stato fatto il verso dei clicker che avete appena sentito. Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Chuck e Azione. Io sono Valerio Perrone ed oggi volevo raccontarvi come è stato creato uno dei versi più inquietanti e caratteristici della serie TV che sta adesso spopolando in rete, ovvero The Last of Us. Inizialmente ideato per il gioco, il clicker è il terzo stadio dello sviluppo del cordyceps che cresce nell'uomo e esplode in volto appunto alla sua vittima. A cosa serve quel suono che sentiamo emettere dalle creature? Quel click che rende ancora più inquietante la presenza dei mostri in luoghi chiusi, come abbiamo visto nel secondo episodio di The Last of Us. I clicker si muovono benissimo anche al buio, in quanto privi di vista, fanno dell'udito il loro punto di forza, utilizzando quei suoni come sonar e come ecolocalizzazione per muoversi tranquillamente ed evitare gli ostacoli raggiungendo le proprie vittime. Come viene creato quel suono che emettono i clicker, dal quale prendono il nome? Innanzitutto viene registrato dai doppiatori professionisti il verso che sentiamo, le urla, quel verso stridulo di gola emesso dai doppiatori, appunto, presi anche dal videogioco, perché ricordiamo che la serie di The Last of Us è ripresa dal videogame e dalla saga videoludica. Quindi, una volta registrato il verso iniziale, viene registrato sopra una nuova registrazione con alte frequenze, in quanto rende ancora più acuto il suono. Una volta fatto questo lavoro, viene aggiunto il click che sentiamo quando i mostri si muovono nelle macerie. Questo click viene ripreso direttamente dal linguaggio dei bambini ciechi che usano per comunicare. Sì. Questo click che sentite è il verso che si sta avvicinando lentamente. La stratificazione del suono è venuta direttamente dall'esperto del tecnico del suono Kovacs, che ha definito il rumore emesso dai doppiatori come perfetto per incanalare, per racchiudere l'inquietudine, il dolore e la sofferenza che la creatura cerca di esprimere. Insomma, un lavoro certosino quello dietro al verso dei clicker per rendere questi mostri ancora più iconici e spaventosi, sia per i videogiocatori che si sono appassionati alla saga tramite il videogioco, sia per chi sta iniziando in questo momento a guardare la serie ed appassionarsi a Ellie e Joel. Io ragazzi vi... Sì, questo era il verso di cui stavamo parlando prima. Direi che è il momento di chiudere e di salutarci e parlare a bassa voce, in quanto i clicker sono molto, molto sensibili ai rumori. Io vi ringrazio per avermi seguito fin qui e vi invito a seguirci sui nostri canali social, nei link in descrizione. Ora scappo. Grazie a tutti da Valerio.